adesso che abbiamo il veicolo personale è tutto più bello. Magari, ecco, l'avessi parcheggiato in maniera un pochino più cristiana, male male non avrebbe fatto. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Seconda missione di GTA 5. Ormai mi sono stufato di dire che è la terza, ma in realtà è la seconda, perché il prologo non conta. E siamo di nuovo qui con Franklin. Questa sarà la missione, ve lo spoilero tanto se siete qua perché dovete vedere come si fa. Useremo la pistola per la prima volta. Nella scorsa missione abbiamo fatto la missione introduttiva dove tipo per quanto riguarda le macchine ti fanno un po' vedere tutto, l'abilità, l'essere ricercati e tutto quanto. Oggi andremo più nel dettaglio. Io ragazzi, come sempre, intanto vi chiedo un like di supporto, un'iscrizione molto golosa e noi possiamo tranquillamente andare a postarci a Los Santos nei panni di Franklin Clinton. Buona visione ragazzi. Perfetto, c'è da andare da Simeon. Ci eravamo lasciati proprio a casa di Franklin. Quanto minchia vorrei prendere il taxi, però non so se l'abbiamo ancora sbloccato. Non credo. Invece sì, però vabbè. Adesso che abbiamo il veicolo personale è tutto più bello. Magari, ecco, l'avessi parcheggiato in maniera un pochino più cristiana, male male non avrebbe fatto. Fra, cazzo. Chi è sto cantante? Oddio. Era una voce che conoscevo. Magari tipo c'è qualcuno che canta in italiano con la voce simile, però. Scusate, ho alzato il volume, perdonatemi. In effetti il master del volume di questo gioco per PS5 è molto basso. Cioè, col volume che tengo io per il mio ascolto, tipo The Last of Us ti sfonda le orecchie. Sto qua è bassissimo. Comunque siamo qua con Bellina. Bellina. Vabbè, siamo qua con Simeon Nietarian. Dovrebbe essere recupero veicoli, giusto? So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway. Perché? It wasn't easy picking a winner. Come c'era in una pizzeria in cui entrai una volta, il piegato del mese, non il piegato, ovvero quello che era pia nel culo. Per chi non avesse interpretato la frase, quello che era pia nel culo. Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, you know? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Poker face. Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Hey, maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. È vero, la motocicletta che diventerà poi di Franklin. Ma quanti spoiler vi faccio, ragazzi? Dai! We got work to do, employee of the month. Fuck. Minchia, ma quanto tiro del culo per questa cosa? Minchia. Un tiraculo questo Lamar.
sta cosa qui. Incredibile. Vorrei prendere quella macchinina lì. Però... non, sarebbe sprecata per la missione che andiamo a fare. With the tattoo on his face and shit. Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit. Scusate, sono raffreddato come la merda, perdonatemi, è la stagione. We ain't Girl Scout. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20G? Raga, come curva perfettamente. Oh, dai. Ma è semplice guidare a sto gioco. Vabbè, ma poi sono lo stesso che si lamenta a GTA 4 perché è difficile, quindi... sì, sono un po' contraddittorio nella mia vita, perdonatemi. Ma a volte... stoppo per guardare la radio perché sento canzoni che mi sembrano alcune canzoni che conosco, poi non lo sono. Non so perché mi ricordava Bruno Mars quello che stavo sentendo. Comunque ci siamo. Che brutto fare sta missione di notte, però. Non ho armi, fantastico. Think this crazy motherfucker wants some. Hey, what's up, homie? Fra, le pesa cicca la botta, No, complimenti, la presa cicca per davvero. Drunk ass nigga. No. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. No. What did I do in the past life? Gatto! Gatto, finalmente gli animali GTA, gatto! Do them Vagos look routine? This a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. Allora, dobbiamo controllare questi garage. Fammi controllare prima questo. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigo. Però mi ricordo che c'è da controllare questo, soprattutto. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit! Fuuu! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. You're so yours. Fuck, they must've heard some shit. Ve l'avevo detto nell'intro, prima sparatorietta, vabbè, ma sti qua sono tutte pussy. Dov'è sto stronzo? Ah, è lì. Ah! Ciao. Damn, man. Just when I thought this shit was clearing up. So much fun to get work. Bello lì la testa. Oh. Così. Fra, la vita è come un 69. Prendi ciò che dai. No. Perché non mi miri? Ah, no, c'è di benzina, sì. E ricarica sta merda. Ho perso troppa vita, ragazzi, rammarico. Oh, ciao. Vieni qua, ti sparo nel culo. You just blast they people. That might be why they irritate. Altri? Bello.
Bello! Bello lì! Sei manco partito! Godo! Va bene, ciao, togliti dai coglioni. Volevi, eh? Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo come voleva scappare. Andalo lì. Niente, da pin del culo. Ho ricevuto un follower non essendo in diretta. Bellissimo. Bellissimo. Grande fra. Io ti stimo. Io ti stimo davvero. Ho ricevuto un follower non essendo in diretta. Vamos. Cazzo duro. No, più che altro perché OBS, come potete vedere, è collegato all'account Twitch, quindi. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. È arrivato prima. Finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. Lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! No, la moto! Che merda! Vabbè. Allora, tre colpi alla testa in più potevo anche metterli a segno. Però col tempo, e ve lo spiego perché non è una scusa, se vuoi guadagnare l'obiettivo tempo, devi saltare le cazzine. Ve lo dico perché... madre, ma non fai il 100%! No, molte missioni richiedono tassativamente che tu salti le cutscene, perché le cutscene purtroppo a volte contano nel tempo che tu ci impieghi a fare la missione. Bene ragazzi, vi saluto. Like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo per la missione numero 3, che sarà sempre per Simeon e Yetarian, e andremo a conoscere un nuovo personaggio. Me la posso mettere così? Facciamo che noi ci vediamo la prossima volta. E tanto conoscete già la storia, ma ci immergeremo più avanti, ok? Like, iscrizione, attivazione della campanella da parte vostra per rimanere aggiornati. Ci vediamo per la missione numero 3.